Per cucinartusi.it stasera sono arrivato sino a Bolognetta. E sono, ovviamente parlando di Bolognetta, sono alla pasticceria Delizia di Bolognetta, appunto. E parlando di pasticceria Delizia, parlando di Bolognetta, si parla quindi della famiglia Lo Faso, perché voi siete tutti coinvolti, no? Sì. E in questa impresa. E sono qui dopo più di 10 anni che vi vengo a trovare nel periodo di Natale con le ultime novità, anzi con una novità e una conferma, una rivisitazione di un vecchio vostro prodotto. E sono qui con Mauro Lo Faso, nuova leva della pasticceria, che affianca ormai stabilmente e proponi anche idee tue, e vedremo, poi ce ne parlerai tu. Tuo padre Pinuccio, colonna dell'azienda. Io direi di cominciare a dare qualche brevissimo cenno della vostra impresa riguardo il panettone. Velocemente citiamo magari i premi che avete conseguito negli ultimi anni, dopo tantissimi anni, almeno 10 anni, più di 10 anni sicuro. Dal 97, se non vado errato, che mio padre ha iniziato 20 anni fa, più di 20 anni, finalmente vi siete approcciati al settore dei concorsi e avete portato a casa qualcosa. Quali sono? Nel 2019 a Palermo è stato il primo vero concorso sul panettone al quale abbiamo partecipato, invitati da chi ha organizzato l'evento, proprio per eccellenza del territorio. I primi quali sono a Palermo. Stati? Complessivamente? A Palermo abbiamo fatto secondo posto col tradizionale e terzo con il Mocha Arancia, che era la categoria creativo. Che appunto caffè e arance erano la regola. Ma poi c'è stato il primo posto. Il secondo posto a Montichiari l'anno dopo e l'anno scorso il primo posto su Costa Crociere, sempre stesso concorso con il tradizionale. Perfetto, quindi vi potete ritenere più che soddisfatti. Sì. Attenzione però, ovviamente stiamo parlando di una giuria che è presieduta da un certo Igino Massari, quindi non è un concorso di non è un concorso di quartiere, insomma. Esatto, con diciamo lievitisti del calibro di Zoia, ma anche Tiri, internazionali, credo, sì, Vincenzo Tiri non c'era in giuria l'anno scorso, ma comunque c'erano il livello è quello. C'erano anche personaggi dal punto di vista anche europeo, non soltanto italiano. Ok, perfetto. E siamo qui riuniti oggi per assaggiare la proposta di quest'anno. Creata, quanto c'è di tuo in questo panettone? Diciamo che tutto quello che le allegorie sono mie, la ricetta di base è sempre quella di papà. Certo, ovviamente. Poi diciamo che gli abbinamenti, le infusioni, le cose le ho ideate io, ideate da me in collaborazione comunque con un confronto. Esatto, ma tu hai detto la parola giusta, infusioni. Sì. Perché qui dentro cosa c'è? È un panettone al... Questo è un panettone dove lo sciroppo serale del preimpasto viene lasciato in infusione 48 ore a freddo con una varietà particolare di tè Earl Grey, quindi il tè inglese per eccellenza. Dopodiché abbiamo fatto delle gelatine, tipo delle gemme, con fragoline di bosco e champagne rosé. Nell'impasto abbiamo aggiunto altra polvere di tè, trattato giustamente in modo da non dar fastidio ai denti, perché magari il pezzetto di foglie e cose può dare fastidio. È tannico, sì, il tè trattato appunto da essere al massimo lì dentro, e poi l'abbiamo decorato con questi trucioli dorati. Mauro, tagliamolo. Vabbè. Sapevi che c'è un tizio che ho conosciuto recentemente che produce tè nella zona di Enna? No. E c'è anche il tè siciliano. Ecco, guarda che spettacolo. Allora. Ma potete lasciarlo anche in quella maniera. Forse era anche meglio. Aspetta. Qua. Sì, si vede a favore di camera. Allora. Ed eccoci qua col panettone straordinario, considerando che è stato aromatizzato, c'è un sacco di frutta, c'è una velatura bellissima. In realtà frutta non ce n'è, l'unica cosa che c'è sono le gelatine che ci sono. E appunto, vabbè, frutta nel senso di... Sì, di inerte. Sì, infatti, scusami, facciamo vedere tutto, approfittiamo di questo piatto di cui io ne ho uno in macchina perché vi ho rubato l'idea.
e l'ho usato tantissimo per Video. tanti video, tante recensioni ormai, è un must. Bene, vi stavi raccontando? Quindi le Sì, le gelatine. gelatine sono appunto le fragoline di Bosca e Champagne Rosé. L'impasto c'ha questo colore, sì, sempre sul giallo, ma diverso dal giallo dato solamente dalle uova, che appunto mettendo il tè la colorazione è differente. Che profumo fresco. Allora, io non voglio, diciamo, esagerare, però sembra, cioè, forse sono rimasto condizionato io, però un po' di tè forse si percepisce qualcosa di particolare che è fuso col burro. Nel mio naso si Esatto, fonde sì, come si fonde profumo. come profumo, sì, come E parte quindi, aromatica, sì. È essendoci molto burro, si sente il il burro, però. terzo anno che giochiamo a fare il Limited Edition. Il primo anno abbiamo fatto zafferano, miele Io di lo sulle e ricordo, arancia. straordinario. L'anno scorso era un doppio impasto, era con un panettone con inserimento di altro panettone, che è un impasto al cioccolato dark, molto scuro, tendente quasi all'avico come colore, che è appunto dato da questo tè monorigine, scusami, questo cacao monorigine che è trattato, non è potassato e dal tipo di fermentazione acquisisce questa colorazione nera carbone, Ah, ok. diciamo, molto lavico come colore. Bene, che fa, lo tagliamo? Pensi tu o penso io? Penso io, Vai, penso io. Dai, dai, pensi che tu, io vai. di recente ho vinto la mia ritrosia a lottare con i pivottini. Poi sono a dieta e quindi ne Ma poi ti mangio. insegno un altro trucco. Assolutamente sì. Allora, e poi ne taglio una fettina così più piccola, se no tu ne tagli una gigante e poi non lo mangio, mi ingrasso. Allora, ecco, vedi che un po' di lotta la faccio sempre. Un po' di lotta la faccio sempre. Ok. Lotta col pivottino. Allora. Io pure lo voglio, lo taglio. Ah, lo vuoi pure tu? E certo. Ah. Devo vedere dopo qualche giorno di infusione continua nel sacchetto cosa è uscito fuori. Quando l'avete sfornato? Giorno 13. Quindi già una settimana Allora li facciamo abbondante. sempre ogni anno in quella data, proprio perché il panettone artigianale deve stare 10, dai 10 ai 25 giorni per essere consumato. Troppo fresco non si è ancora, sì, è più morbido, attenzione, ma la parte aromatica non si è sprigionata, non si è arrotondata e tutto. Quando è così Dopo condito, poi c'è. il 25esimo giorno comincia il declino, quindi dal decimo al 25esimo giorno è il miglior tempo per assaggiarlo. Quindi lo facciamo sempre intorno al 12 per permettere al panettone di arrivare al 25 al top Perfetto, della al sua top. forma. Allora, intanto devo dire che è anche troppo condito. È buonissimo. C'è questo burro che spara dappertutto. È un po' freddo. È ancora morbidissimo, ovviamente. Questo, stavo dicendo, quello che sentivo nel naso, adesso in bocca Ritorna. ritorna un po' come retrogusto. Bene, io direi che lo possiamo anche archiviare, ma ce n'è un altro, abbiamo detto all'inizio, per cui fra un attimo entrerà l'altro panettone, che è un classico rivisitato. Vicenda. Mauro, ma questa pay che cos'è? La PEI è un'associazione nata per volontà di massari che ha voluto selezionare, siamo 56, 56 personaggi del panorama nazionale per fondare questa nuova associazione. Io sono tra i soci fondatori, in Sicilia siamo due, solamente due in tutta la Sicilia, e Chi è l'altro? sono tra i soci fondatori e ci sono anche delle persone che l'ultimo seminario che abbiamo fatto a ottobre a Brescia in Castalimenti sono entrate, hanno fatto gli esami per entrare. E invece l'AMP invece esiste sempre. L'AMPI esiste, però non so cosa sia successo precisamente, non c'ero, non ne facevo parte, Divergenze, per non ne voglio divergenze si è parlare, creato una cosa. però una parte degli associati dell'associazione sono adesso in APEI, altri sono rimasti in AMPI e ognuno prosegue per la sua strada. E infatti rieccoci adesso con cioccolato Cioccolato e pera. e pera, che può sembrare un classico, Sì, diciamo che è uno dei nostri evergreen no? perché Esatto, lo ma facciamo anche da altri anni. li fanno, cioccolato e pera è una cosa che si fa.
Allora, il candito si mette nel cioccolato più che altro perché il cioccolato e il cacao tendono ad asciugare gli impasti. Il Infatti. candito porta umidità e salivazione, quindi aiuta a contrastare questa astringenza data dal cacao. Apriamolo, fammelo Questo vedere. è il nostro Evergreen rivisitato, quindi diciamo che è come se fosse un nuovo prodotto, perché E questa rivisitazione quindi consiste l'abbiamo in... fatto abbronzare di più, adesso è Ok. molto più cioccolatoso rispetto Perfetto, agli ah, altri anni. bellissimo, mettiamolo così, approfittiamo di questo coltello messo qui dietro e lo possiamo fare vedere benissimo adesso. Ah, guarda che meraviglia. Ma tu sei per l'aromatizzazione degli impasti oppure per le creme Entrambi. che si usano una No, volta? le Quindi creme. impasto bianco e crema aggiunta. No, mai. Tu sei per Sì. l'aromatizzazione. È Se la uno è scuola bravo, moderna. lo fai, lo vedi Lo qua. fai, Non lo vedi con le creme. certo, quello è più facile. Sì. Panettone al pistacchio, il nostro ad esempio è verde all'interno, verde non verde chimico, attenzione. Il classico verde del pistacchio come giusto che sia, questo verde tendente al marrone. E si vede che nell'impasto c'è il pistacchio. Ho visto molte volte le veneziane farcite e non è un panettone al pistacchio, ma con pistacchio. Che cioccolato usate per questo? Profumatissimo. Lo taglio io, Allora, dai. aspetta, ti devo insegnare l'altro Ah, sì, metodo. l'altro trucco, certo. Cacao utilizzato nell'impasto è un cacao non potassato brown. Che comunque è molto scuro, Sì, vedo. ma la colorazione è dovuta anche principalmente alla presenza di cioccolato, mettiamo noi una ganache nell'impasto, ganache all'acqua, al latte nell'impasto, che gli dà ulteriore colorazione. E per il cioccolato, questo di qua, per la ganache, utilizziamo un Aspetta, cioccolato. scusami, facciamolo vedere perché tu hai tolto il fondo e vabbè, questo ti piace vincere facile. Il trucchetto. Ah, vabbè, ricordiamocelo, questa qua è per la serie ti piace vincere facile. E il cioccolato utilizzato nell'impasto per fare questo tipo di ganache è un cioccolato molto particolare, molto buono, di Varrona, che è il P125, che è un cuor di Ah, che guanaia. si è staccata. È un cuor di guanaia, quindi un cioccolato molto Monorigine. monorigine, 80% di massa di cacao. È Aspetta. trattato, è un cacao, un cioccolato Un gran molto, cacao. molto, molto, molto Allora, particolare, scusa, faccio vedere quello che hai nobile. fatto. Perché lui ha tagliato, diciamo, Fondo. il fondo e quindi è rimasto nudo di sotto. Tagliando il fondo, la fascia laterale praticamente si stacca molto Da sola. facilmente. E poi ha affettato appunto direttamente qui sul piano. Boh, beh, io direi arrivato a questo punto anche questo di assaggiarlo. Ma è morbidissimo, sempre, risale sempre allo stesso periodo questo. Ti risulta che il cioccolato di solito è più asciutto? Assolutamente sì, ma proprio mi è capitato proprio di recente. Ed è proprio questo quello che Tra l'altro, ti dicevo. passo perfetto. Perché tra l'altro è molto morbido, pur essendoci cioccolato e pur essendo fatto da sempre quella data super giù. Ma in bocca è... cioè si scioglie. Sfiocca che è una meraviglia. Considerando, ripeto, che è stato aromatizzato, cioccolato, cacao a destra, cacao a sinistra. Un gran prodotto. E ci sono poi i pezzettini di pera, ma voi continuate a fare tutti i canditi che inserite nel panettone? Tutto. Cioè, quindi non li comprate più. No, da No. anni mi ricordo. Totalmente in toto questo è il secondo anno, che lo facciamo Totalmente. in totalità. No, l'uvetta no. L'uvetta no. L'uvetta è l'unica cosa che comprate fuori. Sì, anche perché non potremmo farla. Quella Molto interessante. arriva già dall'Australia già appassita, Sì, infatti. quindi non La cinque abbiamo come colone. fare. La cinque colone famosa. Molto buono. Beh. Mauro, io... Quando vengo a trovare, è ovvio che godo sempre. L'impasto base è sempre lo stesso, abbiamo detto. Studiato in 20 anni di Sì. test e di studi e di corsi di Pinuccio. E, beh, è arrivato a questo punto, se tu non vuoi aggiungere altro, io direi che potremmo anche chiudere.
E ci vediamo magari l'anno prossimo con un'altra novità. Già ci Un po' puoi dare qualche quasi. anticipazione? No. No, ma c'è qualche idea? Il mio pallino è quello di fare un panettone il prossimo Limited Edition, però ho paura che sia troppo azzardato, che ha un gusto troppo particolare e troppo strano per essere preso. Vorrei fare il panettone al cioccolato e olio d'oliva. E Solo quindi che questo abbinamento, che può sembrare semplice, magari non tutti lo possono apprezzare o capire in un io panettone. non so, ma quanti anni fa te Limited Edition? 500? 51. 5, ah, 51? Allora ti puoi permettere. Lo so, infatti, Guarda, l'amatore lo il trovi mio sicuro? pallino è quello, però penso lo farò. Uno è prenotato per il Penso che lo 51esimo è farò. prenotato per la recensione. E se ci posso aggiungere, mi piacerebbe che si sentisse il piccante dell'olio. Perché col Con l'olio cioccolato, nuovo. con l'olio nuovo, esattamente, visto che siamo in periodo comunque di olio E nuovo, anche che ancora a siamo in dicembre, territorio, è perché in Bologna è il territorio, paese dell'olio. perché il piccante con il cioccolato, soprattutto se dark, ci sta alla grande. Io l'olio lo uso per il gelato al cioccolato e quindi là ci sta la morte sua. Perfetto, io arrivato a questo punto da Bolognetta, dalla pasticceria Delizia, dalla famiglia Lo Faso, posso ormai chiudere per quest'anno, quantomeno, con il mio solito, per cucinartuse.it, io ho finito qui.